Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Il 5 maggio sciopero generali contro la riforma della scuola. Torino, scarcerato in Spagna, il padre fuggito con il figlio neonato. Il Papa riceve Mattarella, disoccupati, grido di dolore. Sindacati uniti per lo sciopero generale contro il DDL Buona Scuola. Avanti uniti, ha detto Susanna Camusso durante il sit-in a Roma. Altro che Buona Scuola, abbiamo la peggiore scuola d'Europa dove non si investono le risorse, ha commentato Barbagallo. Manifesto rispetto per chi sciopera, scrive la ministra Giannini su Twitter, ma definisce la riforma rivoluzionaria. Enzo Costanza, il 38enne di Orbassano, fuggito per 4 giorni con il figlio neonato, è stato scarcerato dalle autorità spagnole. Al momento la procura di Torino, che ha un fascicolo aperto per sottrazione di minore, non ha disposto alcun provvedimento. L'uomo, che soffre di alcuni disturbi comportamentali, sarà interrogato al suo rientro in Italia. Prima visita ufficiale del Presidente della Repubblica in Vaticano. Mattarella si è trattenuto a colloquio privato con il Papa per 23 minuti. La disoccupazione giovanile, un grido di dolore che chiama in causa tutti a livello di Stato e di Chiesa, ha evidenziato Papa Francesco nel discorso ufficiale al termine dell'incontro, in cui si è parlato del dramma immigrazione. Bergoglio ha sollecitato l'impegno a livello europeo e internazionale. La Sindone è una delle reliquie più venerate, è un simbolo di identità, ma per Torino è anche un grande simbolo civile della storia della città. Così il sindaco Fassino alla vigilia dell'ostensione della Sindone, che resterà esposta fino al 24 giugno. Elevate le misure di sicurezza, in campo 500 agenti e 8 metal detector allestiti alle porte d'entrata del Duomo. Grande attesa per la visita del Papa il 21 e il 22 giugno. Gli attacchi a Jalalabad in Afghanistan, che hanno causato almeno 33 morti e oltre 100 feriti, sono stati rivendicati dai jihadisti del sedicente Stato Islamico con un comunicato in cui è stata allegata una foto dell'attentatore a volto coperto con un Kalashnikov accanto. Il kamikaze si è fatto esplodere vicino alla filiale della New Kabul Bank, poi altri attacchi vicino alla banca. Usain Bolt ha mandato un chiaro avvertimento ai suoi rivali in vista delle Olimpiadi di Rio de Janeiro del prossimo anno, dichiarando di poter battere chiunque indipendentemente dalla sua forma. Sono tutti atleti di alto livello e io li rispetto, ma non penso ai loro tempi perché so che quando sono in piena forma io sono difficile da battere, ha detto il 28enne campione olimpico.